Bene, buonasera, ciao. Ciao a tutti, grazie per i saluti. Allora, avvio il sondaggio iniziale. Pensavo qualcosettina di più, va bene, 8%, quasi 10, diciamo 10, va. Non ho mai usato PubCoder, l'ho usato troppo poco, o l'ho usato troppo poco, va bene, beh, quindi ecco, allora, in questo caso l'80% ci ha messo le mani, questo è importante. Conosco il mondo degli ebook e dei suoi formati. Un terzo, sì, perché può essere magari un po' noioso addentrarsi su questo tema e quindi magari si leggono gli ebook, ma non si presta chiaramente molta attenzione sulle diverse tipologie e formati. Ho creato degli ebook personali o per lavoro, un terzo di voi, bene, mi fa molto piacere, e qualcuno, un quarto di voi, ha creato degli ebook con i propri allievi. Quindi abbiamo un buon terreno su cui lavorare, direi decisamente un buon terreno. Prima di tutto avete il documento originale in PubCoder, questo è il documento che io userò nel seminario, cioè noi sfoglieremo questo documento e cercheremo di capire come è stato costruito. E quindi resta la base fondamentale. È un documento originale PubCoder, quindi in modalità nativa, e si può usare avendo l'applicazione PubCoder scaricata gratuitamente nella versione di prova, oppure se avete acquistato il prodotto, naturalmente a maggior ragione lo potrete utilizzare. Poi avete il prodotto in versione EPUB, che sarebbe la stessa identica cosa del documento originale PubCoder, però anziché essere nativo è il risultato del lavoro e quindi è il prodotto nel formato della sua distribuzione, quindi in EPUB. E poi avete lo stesso identico prodotto in versione web app. La versione web app significa che voi utilizzerete un browser per fruire dello stesso identico prodotto che abbiamo realizzato nel formato EPUB. Ecco, voi che cosa dovete fare se possibile, dico perché probabilmente per fare quello che vi sto spiegando, occorreranno due strumenti, uno per seguire il webinar, tipo anche un cellulare o uno smartphone, e l'altro il computer per poter aprire l'applicazione PubCoder e quindi seguirmi nel corso del webinar e cercare di fare quello che potete fare. Se avete delle difficoltà a operare, la cosa più importante è seguire, naturalmente, perché io vi darò alcuni consigli e vi spiegherò alcune particolarità dei flussi di lavoro che si possono impiegare con PubCoder e di alcuni risultati che si possono ottenere. Naturalmente il campo è molto vasto, il mio intento è fare in modo che tanto un insegnante alle prime armi, che è un professionista del mondo editoriale, questa sera possano trovare degli spunti di interesse in questa trattazione. Un breve ripasso prima di, scusate un po', ecco, non vorrei avervi scassato i timpani con questa tosse, ma è solo una cosa passeggera. E dicevo, 2 minuti di ripasso sugli ebook e i suoi formati prima di aprire l'applicazione PubCoder con il documento che vi ho condiviso. Allora, prima di tutto, voi dovete sapere, e credo che lo sappiate, ricordarlo magari non fa male, che lo standard internazionale della distribuzione di ebook è il formato EPUB, che si divide in formato EPUB normale e EPUB 3. Il consorzio di questo formato si chiama EDPF, è attivo dal 1999. In questo consorzio fanno parte le grandi compagnie informatiche, naturalmente, Adobe compresa, ma anche per esempio il team che ha prodotto PubCoder. I standard significa che ci sono una serie di specifiche che devono essere riconosciute, implementate all'interno del prodotto affinché questo possa essere definito come EPUB o EPUB 3. Dopodiché significa anche che i lettori, i reader, cioè le applicazioni che servono per leggere questi ebook, come per esempio ebooks di Apple oppure Adobe Digital Elements e altre,
calibre e così via, per poter leggere correttamente un documento in formato EPUB o in formato EPUB 3, devono rispettare queste specifiche. E qui viene il problema. Perché? Perché voi potete creare anche un prodotto standard, quindi che rispetta le specifiche, ma utilizzate un reader che invece è malfatto, che non rispetta le specifiche, lo standard di EPUB. E ci sono. Ci sono e traggono molto spesso in inganno le persone, tra l'altro anche reader blasonati e giudicati come degli standard importanti, a volte non mantengono una compatibilità totale con lo standard di EPUB e EPUB 3, per cui voi troverete che alcune funzioni, specialmente quelle più spinte e particolari, magari non funzionano. Ecco perché è importante scegliere un buon reader. Per esempio, ebooks di Apple, naturalmente per chi usa iOS, Adobe Digital Elements è un altro che funziona bene, ma abbiamo anche il reader di PubCoder che si chiama PubReader e che nello specifico è l'ideale, attenzione a quello che vi dico, è l'ideale per la lettura di tutti i formati PUB, chiaramente, ma soprattutto per i prodotti che escono nel formato più spinto di PubCoder, che è XPub, e che mantiene quindi la perfetta compatibilità con tutte le interazioni possibili e immaginabili. Siccome esiste sia per Android che per i sistemi iOS, ecco che noi potremmo costruire un libro particolarmente interattivo, utilizzando però la versione 3 di PubCoder, quella che starà per uscire e che attualmente è in fase beta, e questa beta la potete anche scaricare se volete, e grazie a questo reader poi saranno risolti tutta una serie di problemi che magari possono capitare con altri lettori. Normalmente il formato EPUB semplice, che è privo di interazioni, ha una compatibilità molto più ampia. Comunque l'EPUB 3 si sta diffondendo parecchio, quindi sicuramente il mercato è orientato alla produzione di libri interattivi. Poi ricordatevi che quello che ho detto anche altre volte, cioè che un ebook che è composto solo da testo e immagini, cioè il classico romanzo, la classica storia, lo definiamo come ebook a impatto testuale, indipendentemente dal fatto che possa essere creato nel formato EPUB o EPUB 3. E poi abbiamo invece gli ebook a impatto visuale, chiaramente le immagini parlano. Nel formato precedente, cioè nell'ebook a impatto testuale, è il testo a governare, nell'ebook a impatto visuale invece sono le immagini. Se governano le immagini, è chiaro che allora sarà interessante aggiungere anche una forte interazione, quindi filmati, giochi e così via. Infine, un'ultima cosa riguarda l'accessibilità. Teniamo conto che l'ebook per definizione, i formati EPUB poi in modo particolare, sono degli strumenti molto importanti per aumentare l'accessibilità della lettura e della fruizione di libri, con tutta una serie di accorgimenti che riguardano soprattutto le possibilità di interazione che possiamo aggiungere all'interno del nostro libro, possiamo agevolare moltissimo la loro fruizione, quindi diventano veramente non solo un grande strumento di divulgazione, ma anche un vero e proprio strumento di apprendimento e di sostegno all'apprendimento. Però è chiaro che per fare questo dobbiamo tenere conto di una serie di particolarità in modo da favorire le persone che potrebbero essere svantaggiate nei confronti della lettura e della fruizione di questi libri. Cominciamo quindi dal primo step del nostro workflow. E partiamo da che cosa? Partiamo dal fatto che per usare PubCoder abbiamo due possibili flussi di lavoro da applicare prima di cominciare
a lavorare al nostro progetto prima. Vi dico prima perché è molto importante questo, dato che scegliere uno di questi due flussi poi può implicare di operare una scelta sbagliata che, di fronte alla quale poi è difficile fare marcia indietro. Allora, in che cosa consistono questi due flussi? Il primo è che, per esempio, si scrive il testo e si sviluppa la grafica con PubCoder, cioè si usano tutti gli strumenti di PubCoder per sviluppare all'interno tutto il layout del nostro prodotto. E questa è una strada che io giudico a volte più semplice, a volte più complicata. Per esempio, se si lavora con bambini della scuola elementare, può darsi che sia anche più semplice in questo caso limitarsi a usare gli elementi che PubCoder mette a disposizione anche da un punto di vista grafico. Se invece si vogliono realizzare dei prodotti più accattivanti anche graficamente, allora è bene rivolgersi invece ad applicazioni specifiche. E qui entra in ballo il secondo workflow, e cioè si preparano a parte il testo e la grafica e poi si combinano all'interno di PubCoder, che diventa a questo punto lo strumento attraverso il quale aggiungere le interazioni e poi far uscire il prodotto. Questo è un modo particolarmente interessante di lavorare nel momento in cui si vuole curare molto l'aspetto grafico, cioè il layout. Quindi, ricapitolando, prima di ogni altra cosa dovete fare queste due scelte. Apro PubCoder e scrivo, combino, coloro, faccio tutto al suo interno, oppure preparo prima il progetto e poi importo tutti gli elementi e vado avanti. Dovete prima di tutto scegliere una di queste due strade. Noi le intraprenderemo occasionalmente entrambe. Quindi vedete che il secondo step è comune ai due flussi, perché a quel punto bisogna aggiungere le interazioni con PubCoder, quindi sia che si siano creati gli elementi all'esterno oppure sia che si abbiate optato per l'utilizzo proprio degli strumenti interni all'applicazione. E poi anche lo step C è comune ad entrambe le strade, perché si tratta ovviamente di creare il vero e proprio prodotto. Allora, la prima decisione da assumere è proprio all'inizio. Penso che abbiate capito ed è molto importante questo. Passiamo subito alle esercitazioni e vediamo come è composto il piano di lavoro, l'ambiente di lavoro di PubCoder. L'ambiente di lavoro di PubCoder si presenta in questo modo. Voi quando lo aprirete, adesso non l'ho ancora aperto, preferisco usare questa slide perché posso zoomare nelle diverse parti e quindi posso mostrarvi meglio l'ambiente di PubCoder. Allora, nel suo insieme, l'ambiente di PubCoder si presenta in questo modo. Abbiamo una schermata, che è questa, che al suo interno qui avrà uno spazio bianco, vedete, qui invece abbiamo già le pagine composte. Perché? Perché apriremo il nostro progetto. Lo spazio di lavoro, guardate, si suddivide in tre sezioni. La prima è quella che voi trovate sulla sinistra. Se la esaminate, vedete che avete un'area che è quella degli oggetti, che attualmente è quella che stiamo vedendo, e quindi questi oggetti si possono prendere e trascinare nella pagina di lavoro. Questi oggetti comprendono anche i widget, che sono delle interazioni già predisposte che consentono di rendere molto interattivo il lavoro che stiamo realizzando. Poi avremo gli asset. Gli asset, che cosa sono gli asset? Gli asset sono semplicemente le risorse che noi utilizzeremo, per esempio immagini e video, che andranno a comporre il nostro impaginato. Poi ci sono i livelli. I livelli riguardano ogni singola pagina e, come dice il termine, mostra anche l'icona, i livelli indicano
la sovrapposizione di ciascun elemento. Quindi prima l'immagine A, poi l'immagine B, che quindi coprirà parzialmente l'immagine A, e così via. Infine il testo, che sarà al livello C, quello più alto. Allora, gli oggetti riguardano le interazioni e quello che noi possiamo fare all'interno di PubCoder. Gli asset riguardano a livello di tutto il libro tutte le risorse che noi inseriamo e che utilizziamo per creare il nostro libro, e i livelli invece riguardano la nostra specifica pagina. E abbiamo esaminato la prima sezione. Lasciate perdere questo di Pub 3, 1024, eccetera, perché ne parleremo alla fine, e così anche di questi pulsantini. Poi abbiamo una sezione centrale, la vedete, è questa. La sezione centrale che cosa comporta? Comporta un'area, in questo caso rettangolare, perché abbiamo scelto la forma landscape di lavoro. Un'area rettangolare che ha degli elementi grafici al suo interno. Quest'area rettangolare indica esattamente le dimensioni della pagina, cioè quello che in fin dei conti il lettore potrà vedere sul suo dispositivo, mentre l'area bianca intorno è invece il nostro tavolo di lavoro che il lettore non vedrà. Però per noi quest'area bianca è molto importante ugualmente. Perché? Perché vedremo che noi potremo collocare degli oggetti in questa parte bianca, quindi nel tavolo vero e proprio, fuori dalla pagina vera e propria che sarà visualizzata dal lettore. Perché? Beh, perché per esempio li potremmo far entrare, uscire, potremmo inserire per esempio degli elementi di coding come le liste, di eventi, per esempio, e quindi è uno strumento molto importante nel nostro processo di lavoro, anche questo spazio bianco. Quindi abbiamo visto la sezione di sinistra, come dire, che contiene tutti gli elementi per lavorare, la sezione centrale, che è il luogo dove questi elementi si compongono per dare vita alla pagina, e poi vediamo invece la sezione di destra. La sezione di destra è quella che ci consente di stabilire le proprietà e le interazioni degli oggetti che abbiamo inserito. Quindi abbiamo le proprietà della pagina, che non sto a illustrarvi perché si vedono da sé, e quindi il titolo della pagina, eccetera. Poi la sezione selezione, che indica le proprietà invece dell'oggetto che avremo selezionato, quindi il suo colore, per esempio, la sua disposizione, la sua grandezza, l'ombreggiatura e così via. E poi abbiamo la sezione, l'area delle interattività. L'area dell'interattività sarà la parte alla quale dedicheremo il maggior tempo questa sera, perché è quella che darà proprio vita agli oggetti che avremo inserito nella nostra pagina. Quindi, spero che abbiate compreso bene, ricapitoliamo: area di sinistra, gli oggetti e le risorse; area centrale, la composizione della nostra pagina; e poi l'area di destra, le proprietà della pagina, ma soprattutto di tutti gli oggetti inseriti, e l'aggiunta delle interazioni, cioè che cosa deve fare quell'immagine in quel posto, che azioni deve scatenare quel determinato pulsante. O naturalmente sotto abbiamo le nostre pagine che si susseguono una dopo l'altra, sovrapposte in una timeline. Le vedete qui. Abbiamo evidenziato la copertina. La prima pagina è sempre quella della copertina, e poi abbiamo via via le altre pagine. Avrete notato, osservate con attenzione, che sopra dei gruppi di pagine c'è questo strano rettangolino che si chiama overlay. Qui raggruppa due pagine, qui invece ne raggruppa 1, 2, 3 e 4, e poi qui invece vedrete che ne raggrupperà altre 2 o 3, e così via. Che cos'è l'overlay? L'overlay è uno strumento
straordinario perché ci consente di operare con le medesime interazioni e contenuti, rendendoli comune a più pagine. Traduciamo questa espressione tecnica. Cioè vuol dire che se io colloco qualche cosa a livello di overlay, me lo ritroverò tranquillamente in tutte le pagine nella stessa identica posizione. Quindi, banalmente, se devo inserire un pulsante del tipo mostra le istruzioni, che sono uguali per tutto il libro, dove ti spiego che per leggere il libro devi girare la pagina, per dire, allora, anziché riprodurre queste istruzioni pagina dopo pagina, le inserisco nell'overlay. Allo stesso tempo, l'overlay può essere uguale per tutto il libro, quindi avremo un rettangolo che parte dalla copertina e poi finirà all'ultima pagina, oppure può invece raggruppare il numero di pagine a piacere, quindi ne possiamo creare tanti quanti ne desideriamo, in modo da poter distinguere i diversi capitoli e le diverse sezioni con gli elementi comuni, per esempio. Un marchio comune a determinati capitoli o sezioni, un colore comune all'interno di questo marchio, per esempio, che li distingua, e così via. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare. Siete pronti per lavorare? Perché dobbiamo aprire Pub Coder. Mentre io lancio l'applicazione, do una sbirciatina, eccolo qua. Allora, prima di tutto io apro il Pub Coder attualmente in commercio, cioè non apro la versione beta. E non lavoriamo sulla versione beta che vi mostrerò alla fine del seminario, perché ovviamente essendo una versione beta, anche se molto stabile devo dire, e il libro questo lo riporto io, l'ho realizzato interamente con la versione beta che funziona molto bene, però non si sa mai e quindi è preferibile comunque lavorare con l'applicazione attualmente in commercio, che è quella più stabile. Vi dicevo che mentre io apro l'applicazione, quindi Pub Coder tradizionale, do una sbirciatina alle domande per vedere se c'è qualche cosa per. Ecco, sì, poi le domande specifiche, tipo come si attiva l'overlay, eccetera, lo vediamo in corso d'opera, chiaramente. Allora si apre la schermata di Pub Coder, alla quale vi chiedo di prestare attenzione perché abbiamo delle opportunità, quindi. Crea un nuovo progetto, apri un progetto esistente, d'accordo, oppure apri un progetto di esempio. Voi a casa, per conto vostro, aprite il progetto di esempio che viene scaricato automaticamente assieme alla versione di Pub Coder che avete in uso. E perché? Perché vi invito poi con calma nei prossimi giorni a dare un'occhiata, a vedere tutto quello che può fare Pub Coder, perché ogni pagina è caratterizzata da un'interazione particolare, quindi è un bello strumento. Io che cosa faccio? Io vado adesso, prendo il libro che ci interessa, che è anche quello che ho condiviso, che si chiama Pub Coder ebook. Pub Coder sarebbe la desinenza del libro. Eccolo qua, solo che l'ho aperto all'ultima pagina. E invece, ecco, andiamo alla copertina. Ecco come si presenta il nostro lavoro. Quindi da questo momento noi incominciamo a proprio vedere come le diverse interazioni sono costruite e come tutto questo libro è organizzato. Per farlo ci facciamo guidare dalle nostre slide che ci propongono step dopo step la successione dei nostri della nostra, come possiamo chiamarla, esercitazione, in modo tale che quando io poi vi lascerò le slide nel board, voi potrete rifare esattamente la stessa identica cosa. Quindi adesso voi io prendo la slide che è quella numero 10, che si intitola Modalità di lavoro con grafica preimpostata. E voi potrete poi fare la stessa cosa, perché adesso vi spiego tramite la slide che cosa faremo e poi lo facciamo. Quindi vedremo questa pagina. Per
Questa pagina è caratterizzata dal fatto che ha una grafica preimpostata, cioè la grafica di questa pagina non è costruita con PubCoder, è costruita con un'altra applicazione. In questo caso è costruita con un'applicazione sempre per creare ebooks, che si chiama eBooksAuto, ma potrebbe essere costruita con Keynote, con PowerPoint, con Illustrator, InDesign, quello che vi pare, perché il risultato è esattamente un'immagine JPEG o PNG che abbiamo importato all'interno della nostra pagina. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'interazione, per cui se io faccio clic in questo spazio apparirà una spiegazione che si chiama box di testo e se poi faccio clic sul box di testo, il box di testo sparisce. Per creare questa interazione, come si fa? Ovviamente bisogna creare il box di testo, chiaramente. Dopodiché si seleziona il box di testo, che è questo rettangolo grigio, vedete, sopra il personaggio che è seduto, e nella sezione di destra si aggiunge l'interattività. L'interattività che consiste nello stabilire che con il completamento di un tocco, quindi l'evento touch up, viene scatenato un'azione. L'azione sarà quella di nascondere l'oggetto. È una cosa molto semplice, vediamo, proviamola subito. Ci rechiamo in PubCoder, andiamo proprio alla pagina, che non è la prima, non è neanche la seconda, si trova più avanti. Vedete, è la stessa identica pagina. Guardiamo che cosa succede con l'anteprima. Attenzione a come si usa l'anteprima, perché possiamo naturalmente fare tutte le volte che vogliamo un'anteprima direttamente ad eBooks oppure ad Adobe Digital Edition oppure addirittura via web, browser, eccetera. Però questo ci richiede ovviamente molto tempo di lavoro. La cosa più semplice da fare mentre lavoriamo è richiamare un'anteprima veloce di pagina, eccola qua. Anteprima veloce di pagina, quindi lui renderizza solo questa pagina e vediamo se la nostra interazione funziona. Quindi io faccio un clic su questo spazio, appare la spiegazione, bene, farò un clic sul box di testo e questo sparisce. Riproviamo, ecco qua, questo è quello che succede. Come è stata costruita? Spiegandovi questa semplicissima interazione, in realtà entro un po' dentro i meccanismi di PubCoder con i quali ci abituiamo a familiarizzare. Prima di tutto vediamo che lo sfondo di questa pagina, io adesso lo sposto. Guardate, è una immagine che ha un buco. Lo vedete? Qui c'è uno spazio rettangolare. Osservate. La rimetto a posto. Adesso la sposto. Sposto i vari elementi. Vedete, sposto. Ecco, sposto questo, sposto questo e sposto questo, cioè che cosa ho fatto? Ho scomposto la pagina. Perché? Perché siamo nella prima opzione di lavoro, quindi abbiamo creato la grafica che è questa. Quello che mi interessava sottolineare è che quando voi create la grafica per questa modalità di lavoro, dovete lasciare gli spazi necessari per poi inserire che cosa? Gli elementi che desiderate aggiungere all'interno. Vedete, per esempio, filmati, fotografie, immagini. Quindi dovete elaborare qualche cosa che vi consentirà poi di riempire i vostri spazi. Adesso ricollochiamo le cose al loro posto. C'è ancora un altro elemento che è il pulsante. Vedete questo pulsantino qua. Bene. Rimettiamo tutto a posto e vediamo l'interazione com'è costruita. Allora, cominciamo da questa immagine e vediamo nella parte destra
nella sezione interattività che cosa abbiamo fatto. Abbiamo detto che quando viene fatto un touchdown, cioè viene semplicemente toccato questo spazio, viene scatenata un'azione che si chiama mostra oggetto. Mostra oggetto, noi scendiamo qui sotto e scegliamo quale oggetto mostrare fra tutti quelli che sono presenti nella pagina. Quindi in questo caso l'oggetto testo che abbiamo chiamato ambiente, occorre presentare molta attenzione, eccetera, eccetera. Chiaro il meccanismo? Quindi io seleziono un oggetto qualsiasi, in questo caso un'immagine, non è un pulsante. Attenzione, non ho dovuto sovrapporre all'immagine un pulsante, perché tutti gli oggetti all'interno di PubCoder possono essere resi interattivi. Quindi seleziono l'oggetto, mi reco nella sezione interattività, scelgo l'opzione di touchdown e farò questa operazione, aggiungi azione, scelgo l'azione da aggiungere, in questo caso è mostra oggetto, vedete quante azioni abbiamo all'interno, mostra oggetto, eccola qua, e poi gli dirò quale oggetto, vedete che qui c'è scritto quale deve essere, viene richiesto quale deve essere l'oggetto target. L'oggetto target sarà ovviamente quello che io desidero mostrare, quindi l'oggetto ambiente. E poi posso stabilire chiaramente la durata della dissolvenza, un secondo, 2 secondi, 0,5 secondi, eccetera. Questi due pulsanti, cioè queste due azioni, sono esattamente identiche, l'abbiamo ricostruita. Non so se l'avete fatto anche voi, se ci riuscite naturalmente a seguire il webinar e a fare la stessa identica cosa, bene. Altrimenti avrete poi la slide e il file originale, quindi potrete anche duplicare tutte le pagine e rifare gli stessi identici esercizi. A questo proposito, come duplicate una pagina? Bene, recatevi in basso. La pagina è selezionata col tasto destro del mouse, fate così, copia pagina e poi incolla pagina. Ed eccola qua, avete un'altra pagina identica sulla quale possiamo lavorare. E quindi selezionate l'immagine, andate in interattività, cancellate tutto, cancellate tutte le interazioni e poi cercate di ricostruirle. E se avete dei dubbi, tornate alla pagina precedente per ricontrollare che tipo di interazione avete inserito. Questo è il metodo di apprendimento che io vi suggerisco, non in generale, ma per quanto riguarda le necessità del nostro webinar. Lo ricapitolo: create, duplicate la pagina sulla quale desiderate lavorare, selezionate tutti gli oggetti, selezionate la sezione interattività per ciascun oggetto e cancellate tutte le interazioni e poi le riproducete. In questo caso abbiamo detto touchdown, aggiungi nuova azione sarà mostra qualche cosa, mostra oggetto, perfetto. Quale oggetto? Ricordatevi che dobbiamo stabilire sempre il target, cioè a chi è indirizzata questa azione, in questo caso sarà l'ambiente. La durata della dissolvenza, mettiamolo un po' lunghetto solo per poter apprezzare in pieno l'effetto. A questo punto salviamo e facciamo un'anteprima veloce di pagina. E guardiamo, tac, eccolo qua che appare. Naturalmente adesso se faccio clic sull'oggetto non succederà nulla, vedete, perché manca proprio la azione associata a questo oggetto. E quindi riprendo l'oggetto testo e dirò aggiungi una nuova azione, ma quando? Quando farò anche qui un touchdown o un touch up su il box di testo. Quindi cosa dovrò fare? Lo dovrò nascondere. Eccolo qua, nascondi oggetto. Anche qui dissolvenza di 3 secondi, giusto per vedere con calma quello che succede, e poi l'anteprima veloce di pagina.
E adesso la nostra prima interazione è completa perché mostro l'oggetto facendo clic su questa immagine e poi lo faccio sparire facendo clic sul box di testo. Oh, naturalmente c'è una questione di fondo che non so se qualcuno di voi ci è arrivato, ma tutti gli oggetti che io dispongo sulla pagina per definizione sono visibili, quindi come faccio a mostrare un oggetto che è già visibile? Allora, in questo caso intervengono le proprietà di ciascun oggetto. Per esempio, selezioniamo il box di testo sul quale che noi vogliamo far comparire. Logicamente questo deve essere inizialmente invisibile. E allora lo seleziono, mi reco nella sezione di destra, quella delle proprietà e delle interazioni, e sceglierò l'area della selezione. Guardate nell'area della selezione, ho le proprietà dell'oggetto, quindi l'altezza, non so, il colore, un sacco di cose, il bordo e così via. E eccola qua, ho la proprietà di essere nascosto o visibile. Naturalmente, nel momento in cui il lettore sfoglia la pagina e arriva a questo punto, non dovrà vedere l'oggetto, questo dovrà essere nascosto. Quindi deseleziono la proprietà nascosto e l'oggetto, cioè seleziono la proprietà nascosto, scusate, e l'oggetto diventa nascosto. La proprietà era già attiva perché? Perché avendo copiato e incollato la pagina, chiaramente lui ha riprodotto in modo corretto l'interazione con le sue proprietà. Ma altrimenti, quando io inserisco un oggetto all'interno di una pagina, questo appare visibile. Se lo voglio nascosto, devo selezionare la proprietà, eccola qua, nascosto. E allora lo vedrò così, in questo modo un po' righettato, come attraverso una persiana. Altrimenti lui è visibile fin dall'inizio. Questa proprietà è molto interessante perché è un'interazione banalissima, ma che può rendere molto dal punto di vista del nostro di un libro molto ricco di sorprese e di possibilità del lettore di giocare con le pagine stesse del libro. Allora, in questo modo, con questa cosa molto semplice, abbiamo capito che così come funziona in linea di massima PubCoder. Quindi possiamo adesso cominciare a fare anche qualche cosa di un po' più complesso. Torniamo alle nostre slide. Penso che mi sembra che funzioni bene questo metodo. È la prima volta che uso, mi è venuta questa idea qualche giorno fa di procedere in questo modo, in modo tale che potesse rimanere attraverso le slide una guida, no? Però allo stesso tempo senza creare un vero tutorial che avrebbe richiesto del tempo assurdo e a voi anche il tempo necessario poi per leggerlo tutto, mentre invece esercitarsi, secondo me, è meglio dal punto di vista dell'apprendimento. Allora, siamo sempre in modalità di lavoro con grafica preimpostata. Vediamo, per esempio, come si possono inserire dei widget. Per esempio, un widget che potrebbe mostrare una galleria di immagini. Osservate, la pagina è sempre una pagina graficamente disegnata prima, è diventata un PNG o un JPEG, l'abbiamo importata e qui in questo spazio abbiamo collocato un widget con le sue varie immagini. Chiaro? Bene, vediamolo nel nostro documento. La pagina è, dunque, questa la cancelliamo che non ci interessa più. Elimina pagina, che è quella che abbiamo creato prima, e invece questo è quello che ci interessa. Eccolo qua. Prima di tutto osservate che questo oggetto che ha al suo interno uno dei simboli caratteristici di PubCoder si chiama Image Gallery ed è un oggetto che abbiamo collocato dove? Nell'area che abbiamo lasciato libera proprio per inserire una galleria di immagini. Ecco come si crea la grafica preimpostata da importare in PubCoder. Ripeto, stiamo utilizzando in questo caso PubCoder solo come
un contenitore di oggetti creati al di fuori, da un punto di vista grafico, ai quali aggiungiamo le interazioni necessarie. Come abbiamo creato questo oggetto lo vediamo fra due secondi. Prima di tutto dobbiamo cercare di capire, di vedere come funziona. Quindi cosa faremo? So già che sapete rispondere. Facciamo un'anteprima veloce di pagina. Eccoci qua. Qui appare una bella freccia, qui appare un quadratino con dei puntini e qui, guardate, la classica doppia freccia che ci consente di vedere l'immagine a tutto schermo. Osserviamo questi tre puntini. Questi tre puntini consentono di mostrare o nascondere le miniature delle immagini. E quindi, prima di ogni altra cosa, io posso vedere la mia galleria, navigarla, utilizzando le icone delle immagini. Oppure posso usare queste frecce per vedere le icone successive o le frecce più grandi per passare anche qui da un'immagine all'altra. Naturalmente la cosa migliore da fare è poter ingrandire le immagini e quindi vederle meglio in questo modo. Notate, qui è molto piccolino, però vedete c'è qui sotto a ogni immagine c'è compare una scritta. Questa scritta può essere anche molto più grande, per esempio nell'ebook, questo lo riporto io, le scritte sono molto ampie perché ho utilizzato la galleria delle immagini come uno strumento per raccontare una storia e quindi sono gli stessi protagonisti, in quel caso due cani, che parlano. E allora le scritte sono molto più ampie. Però ci interessa sapere che ogni immagine che appartiene alla galleria può avere la sua didascalia. Vediamo come si costruisce. Come facciamo? Come abbiamo fatto prima, quindi copia pagina, poi incolla pagina, perfetto, poi cancelliamo la nostra galleria e a questo punto dobbiamo ricreare la proiezione delle immagini. Come facciamo? Ci rechiamo nella parte di destra perché è questa quella degli oggetti, vedete oggetti. Vediamo se c'è un oggetto che fa il caso nostro. Vediamo un po', immagine, no, perché è singola, testo, animazione, non è esattamente un'animazione, l'ellisse è un oggetto grafico, panna, anzu, guardate qua, image gallery, perfetto. Cosa faccio? Lo acchiappo e lo trascino al suo posto, com'è piccolo. Allora lo ingrandisco per occupare lo spazio che graficamente gli ho lasciato. E adesso? Beh, adesso dovrò fare in modo che funzioni in qualche modo. E devo aggiungere delle interazioni nella parte destra? No, perché il widget ha al suo interno tutto quello che occorre. Le interazioni sono già, come dire, agganciate alla struttura stessa del widget. Quindi doppio clic e mi dice trascina qui i file o clicca per aggiungerne. Wow, vediamo come si può fare. Scegli immagini dalla libreria asset oppure importa immagini da disco. Allora, libreria asset, l'abbiamo già incontrato questo termine all'inizio. Sì, è questo, vedete? Nella parte di sinistra ci sono gli asset, quindi tutte le volte che voi importate qualche cosa che vi serve per costruire il libro, lo ritrovate qui. Guardate quante immagini ci sono già, fantastico. O altrimenti le importate da disco, molto semplice. Allora, siccome le abbiamo già, le importiamo dalla libreria degli asset. Scegliamo qualche immagine carina, vediamo che cosa c'è. Abbiamo questa, acchiappiamola, poi ne possiamo prendere un'altra. Qui in basso c'è il tasto più, scegli sempre dalla libreria asset. Naturalmente ne posso anche selezionare due o tre insieme. Facciamo così e facciamo così. Bene, abbiamo selezionato tre immagini e a questo punto vediamo che cosa possiamo fare. Ne scegliamo la prima e qui, eccola qua, abbiamo la didascalia dell'immagine.
Questo è un fotogramma cinematografico e scriviamo così, fotogramma cinematografico. Poi possiamo ovviamente aggiungere tutte le altre didascalie. Chiuso, fine del nostro lavoro, eccolo qua. Però, nella pagina che abbiamo costruito, vediamola un momento, noi avevamo delle opzioni, vi ricordate? C'era l'opzione delle miniature, eccetera. Come si fa a rendere attive queste opzioni? Beh, selezioniamo sempre il nostro widget. L'interazione è a posto perché abbiamo inserito le immagini. Quindi tutto il resto farà parte di che cosa? Delle proprietà. Quindi cerchiamo bene di comprendere la distinzione fra proprietà di un oggetto e le interazioni che può generare. Vediamo che cosa c'è all'interno della sezione proprietà e quindi abbiamo selezionato l'oggetto, lo ritroviamo nella parte destra, selezione, e qui abbiamo, caspita, tutte le proprietà di questo oggetto. Vediamo che cosa c'è. C'è la proprietà mostra miniature. Bene, rendiamola attiva. Poi c'è la proprietà consenti schermo intero. Certo, se sono immagini di buona qualità, posso consentire una visione anche su uno schermo intero, altrimenti faccio il furbo e deseleziono questa opportunità così da evitare di mostrare i miei difetti. Poi posso scegliere il colore sfondo e tutto quello che voglio, il titolo, eccetera. E poi naturalmente c'è la proprietà delle didascalie. Posso mostrare le didascalie e quindi posso scegliere anche la dimensione del testo delle didascalie e addirittura il font. Prendiamone uno, non so, questo così abbiamo scelto uno. E anche un colore, perché se l'immagine fosse scura potremmo scegliere un colore chiaro. Salviamo e vediamo il risultato nella sezione di anteprima veloce di pagina. Ah, l'immagine, c'è un'immagine che sfora le dimensioni massime, va bene, non importa. Ed eccolo qua. Vediamo le miniature, perfetto, eccole qua le miniature. Notate che nella prima immagine mostra la didascalia che noi abbiamo scritto e nelle altre mostrerà il nome dell'immagine, perché non avendo scritto una didascalia specifica, lui pensa che sia sufficiente mostrare il nome dell'immagine stessa. E questo ci consente anche di fare in modo che possiamo creare già tutte le immagini pronte con i nomi giusti, sapendo che poi saranno mostrate come didascalie. In ogni caso, ecco qua che funziona tutto. Vedete, a pieno schermo, tutto quanto a posto e perfetto. Bene, semplice, no? Chiaro, vedete che adesso cominciate ad entrare dentro il mondo di PubCoder. Andiamo, cancelliamo la nostra pagina perché a me non interessa, voi la potete tenere, chiaramente, ma quella che abbiamo creato per esercitarci, la togliamo perché voglio mantenere il mio documento pulito e torniamo alle nostre slide e vediamo che cosa ci propongono. Ci propone adesso invece una modalità di lavoro interna a PubCoder. Diamo un'occhiata perché ci dice che ogni elemento grafico è un oggetto specifico di PubCoder. E prendiamo questa pagina di esempio, vediamo dove la troviamo. Ah, scusate, non l'ho inserita perché tanto è la stessa identica cosa, c'era una proiezione di immagini e abbiamo il testo, un testo e una galleria di immagini che sono creati direttamente all'interno di PubCoder, mentre lo sfondo nero è semplicemente un oggetto quadrato e poi colorato di nero che abbiamo collocato come sfondo della pagina, quindi non è più un elemento grafico creato all'esterno, ma sono degli elementi disegnati, tra virgolette, direttamente all'interno di PubCoder e per il resto la galleria funziona allo stesso identico modo. Andiamo avanti e vediamo invece, lavorando proprio all'interno di PubCoder, quindi scegliendo l'opzione di costruire tutto al suo interno,
Una cosa diversa, che non sia una galleria di immagini, è che è il lavoro su testo e pulsanti, e quindi per creare anche degli elementi ipertestuali molto utili per lavorare sui testi. Abbiamo due possibilità di creare dei link all'interno dei testi, e che sono link ipertestuali a oggetti attraverso pulsanti sovrapposti, cioè qui abbiamo un testo. Sopra questa parola, frutta secca, vedrete che abbiamo collocato un pulsante trasparente. Il pulsante trasparente è quello che porta tutte le interazioni necessarie per sviluppare una serie di azioni. Il lettore non se ne accorgerà perché lui non vedrà questo pulsante perché è trasparente. Fa clic su frutta secca e paffete, frutta secca lo porterà a fare delle cose che adesso vedremo. Invece esistono degli altri tipi di link che sono quelli interni a PubCoder e che servono per esempio per vedere le pagine e quindi passare da una pagina all'altra. Può essere utile per creare un link diretto tra determinate parole, determinati termini a pagine corrispondenti, per esempio di un glossario. Vogliamo vedere come funziona? Niente di più facile. Cerchiamo la pagina di testo ed eccola qua. Allora, ripeto, prima di tutto siamo abbiamo in questo caso nella strada che consiste nel elaborare tutto all'interno di PubCoder. Quindi abbiamo lo sfondo, l'abbiamo lasciato bianco della pagina, altrimenti se l'avessimo voluto colorare, come nel caso precedente che avete appena visto, avremmo dovuto prendere l'oggetto rettangolo, disporlo bene sulla pagina, così per esempio. Poi nelle proprietà, quindi qui a destra, selezione e colore, avremmo scelto per esempio un colore nero e poi avremmo collocato ovviamente in fondo questo oggetto, e quindi a questo punto avremmo dovuto colorare di bianco, assegnare il colore bianco al testo. Questa procedura, vi dicevo, è quella che ci permette di lavorare anche con sistemi grafici all'interno stesso di PubCoder. Il testo, molto semplice, è un testo di una poesia. Come lo abbiamo creato questo testo? Lo abbiamo creato attraverso l'oggetto corrispondente, eccolo qua, testo. Abbiamo scritto all'interno dell'oggetto testo e poi abbiamo aggiunto i link. Mentre un pulsante, come vi dicevo, sovrapposto a frutta secca è portatore di una serie di interazioni. Vediamo come funziona. Facciamo un'anteprima. Anteprima veloce di pagina. Dunque. Allora, prima di tutto, io vedo che anche il titolo del capitolo, il numero del capitolo è un link, perché vedete c'è questo segno blu. E allora provo a fare clic, vediamo che cosa succede. Oh, mi manda la Treccani. Perché mi manda la Treccani? Guardate, ha la voce numeri romani della Treccani. E già, perché è un numero romano e quindi, che ne so, volendo apprendere qualche cosa su questo oggetto, chiaramente, eccolo qua, il numero romano è stato collegato, osserviamo, a una URL che è quella che mi porta direttamente alla pagina dei numeri romani della Treccani. Ritorniamo alla visualizzazione dell'anteprima veloce. Quindi abbiamo detto, qui ci porta a una pagina esterna. E qui vediamo un po' l'impiegato dove ci porta. Ah, qui ci porta un'altra pagina del libro stesso, che però non funziona come tipo di anteprima all'interno del meccanismo di anteprima, il passaggio da una pagina all'altra. Lo vedremo
Poi quando sviluppiamo l'applicazione e l'apriamo con il nostro reader, invece qui frutta secca farà comparire addirittura questa immagine, una didascalia sotto questa immagine e poi se clicco sull'immagine scompare e ritorniamo al punto di partenza. Quindi frutta secca fa sparire tutto, apparire questa fotografia e poi clicco sulla foto e ritorniamo al punto di prima. Vediamo come abbiamo fatto per creare questa interazione. Solito sistema, copia la pagina, incollo la pagina e cerchiamo di ricostruire l'oggetto come è stato creato. Per esempio, prendiamo, come faccio? Dunque, facciamo così. Sì, cancello tutto. Perfetto, cancello e ricreo la condizione originale. Per cui prendo l'oggetto testo, lo trascino sulla pagina, poi faccio un doppio clic e quindi scrivo. Scriverò, abbiamo detto, capitolo 6. Scrivo solo questo, poi non vi sto a spiegare l'editor di testo ovviamente perché lo vedete da voi, è un classico editor di testo, e però aggiungo l'interazione, lo sapete fare anche voi, cioè inserisci, modifica link e qui se volessi creare un link interno basta che io scelga il nome di una pagina sulla quale voglio rimandare il testo, altrimenti inserisco una URL ed è tutto qui, non c'è altro da sapere su questo punto. La cosa invece interessante è cercare di capire come aggiungo un pulsante. Beh, è semplice perché nella parte di destra tra gli oggetti avrò proprio button, cioè pulsante. Lo trascino, darò la dimensione giusta affinché, per esempio, compaia proprio qui, ipertestuale. E poi a questo punto che cosa farò? Devo aggiungere le interazioni, dunque. Devo collocarmi nell'area di destra, nella sezione interattività e dirò che quando l'utente fa un touch up su questo pulsante deve succedere qualcosa, quindi gli posso dire naturalmente mostra oggetto e quindi qua l'oggetto mostra per esempio questa immagine con la solita dissolvenza e così via. Questo l'abbiamo già visto, per cui non voglio rifare questa procedura, ma devo farvi notare una cosa: il pulsante copre totalmente questa scritta e non va bene. Quindi che cosa dovrò fare? Sempre quello di cui vi parlavo prima. Vi ricordate la distinzione tra proprietà e interazione? Perfetto. Quindi scelgo il pulsante, cerco fra le sue proprietà e gli dirò questa volta non che è nascosto, ma agirò sulla opacità. L'opacità è un valore che va da 0 a 1 passando per tutta una serie di gradazioni, quindi 0,5, 7, 8, 9, eccetera. Gli do semplicemente 0, che vuol dire trasparenza, ed ecco qua che il pulsante non si vede più. E quindi se io faccio un'anteprima veloce di pagina, vedete, il pulsante rimane sempre attivo, e quindi faccio clic e l'immagine viene mostrata, però non si vede. Naturalmente dovrei rendere adesso attiva poi l'immagine in modo tale che, cioè il pulsante in modo tale che non solo mi faccia comparire l'immagine, ma deve anche farmi sparire questo testo. Quindi seleziono di nuovo il pulsante, sezione interattività, vedete, aggiungo un altro
Un'altra azione che sarà nascondi. Nascondo oggetto. Quale oggetto? Beh, nascondo. Questa è una prova di collegamento ipertestuale, eccola qua. E quindi il risultato sarà che se faccio clic su questo pulsante, ecco che l'immagine appare, ma il testo viene nascosto. Quindi, cosa abbiamo compreso adesso? Abbiamo compreso che si può costruire una catena di azioni e quindi siamo pronti per complicare sempre di più le cose. Cancelliamo la nostra pagina e andiamo avanti. Ripeto, che cosa abbiamo fatto? Siamo passati da una modalità di lavoro interna PubCoder con un testo e abbiamo visto le varie opportunità di creare dei link, link a pagine, link internet e dei pulsanti sovrapposti per creare un sacco di interazioni. Che cosa ci suggeriscono le nostre slide? Vediamo un po'. Ci suggeriscono di lavorare con altri widget e con dei video. Vediamo un po' cosa si può fare. Un widget pan and zoom, molto interessante, per esempio per esplorare dei dettagli di un'immagine. E poi l'embedding di un video, quindi per esempio un video di YouTube o di Vimeo che potremmo addirittura embeddare per non star lì a importare il video stesso all'interno del libro e quindi mantenendo una struttura del libro leggera. Però in questo caso è chiaro che il lettore deve avere una connessione internet per vedere il libro, cioè il film. Vediamo come funziona, facciamo un'anteprima. Anteprima veloce di pagina. Pan and zoom, vedete, io posso spostare in questo caso l'immagine, la tengo a una dimensione elevata, naturalmente deve essere di buona qualità e posso esplorarne dei dettagli. Mentre qui chiaramente ho un video di YouTube che parte perché ho un embedding. Come si realizza? Qui dobbiamo lavorare con gli oggetti. Quindi sezione di sinistra, eccoli qua gli oggetti. Abbiamo un oggetto pan and zoom, lo andiamo proprio a cercare, è questo, pan and zoom, che abbiamo trascinato ed eccolo qua. Vediamo come funziona. Abbiamo trascinato l'oggetto, l'abbiamo disposto sulla pagina, doppio clic. Qui ci dice che cosa? Che dobbiamo ritagliare l'immagine, in qualche modo dobbiamo stabilire questa immagine, eccola qua, da dove parte, no? Parte magari da qua, la collochiamo poi in questo punto, fatto, e quindi abbiamo questo risultato, per cui abbiamo regolato l'ingrandimento e la posizione. Niente di più semplice. Vediamo invece adesso l'oggetto video. Quale sarà? Non è questo, assolutamente, perché questo implica che io importo in quest'area un video, quindi il video viene inglobato all'interno del libro e se pesa 200 mega o 3 giga, il libro aumenterà di 200 mega o 2 giga, però avrà il vantaggio che l'utente non si trova a connettere, quindi in questo genere di scelte ci sono sempre vantaggi e svantaggi. Ma non è questo, perché noi vogliamo un link internet. Allora come facciamo? Non è neanche un link perché è un embedding, cioè il libro appare come qualche cosa che sta dentro, il video appare come qualche cosa che sta dentro la struttura del libro. Allora abbiamo un oggetto particolare che si chiama Smart Object, è questo qua. Lo abbiamo trascinato ed è questo l'oggetto. Facciamo un doppio clic. Eccolo qui. Questo è il nostro oggetto all'interno del quale abbiamo collocato questa stringa. Questa stringa è inutile capire come funziona, eccetera, basta copiarla e incollarla. E poi voi che cosa farete? Voi sostituirete. Ecco, sostituirete l'indirizzo internet a questo e quindi una stringa che va bene per embeddare qualsiasi video all'interno. Niente di più semplice. Il codice è questo qua. Ecco
lo trovate nella slide. Basta sostituire questa parte con, naturalmente se si tratta di YouTube, poi abbiamo anche per Vimeo una stringa analoga, però il problema qual è? Ve lo devo dire subito qual è il problema. Il problema è che non tutti i reader sono compatibili con l'embedding di un filmato, per cui lì bisogna fare delle scelte. Perché? L'embedding di un filmato è parte integrante dello standard di PUB3, però come vi dicevo prima non tutti i reader sono compatibili, quindi dipende un po' dallo strumento che utilizzate. Che cosa vi consiglio di fare? Beh, io vi consiglio di fare così: create il vostro embedding, lasciate magari l'immagine, un frame che sia visibile, perché questo oggetto può essere reso trasparente, eccolo qua, per esempio 0, e l'oggetto non lo vediamo più, è questo qui, quindi al suo posto possiamo mettere un'immagine. Vedete, io trasporto l'oggetto su un'immagine, l'interazione funziona su un frame del film, trasporto l'oggetto su un'immagine e sotto invece inserisco la URL dell'oggetto, quindi inserisco il pulsante che mi rimanda a una URL esterna, quindi in ogni caso salvo capra e cavoli, per cui consento poi al lettore di vederlo in ogni caso dal suo dispositivo o come strumento embeddato, oppure facendo clic e andando poi proprio alla pagina internet del filmato. Vediamo adesso che cosa ci propongono ancora le nostre slide. Sempre più approfondito, ci propone un sistema di indicizzazione video molto interessante, cioè noi abbiamo incorporato un video all'interno del libro e possiamo con una serie di pulsanti andare direttamente a dei punti precisi della timeline del filmato, e questo si fa inserendo un pulsante con l'opzione ricerca nel video, ve la ricordate? Ricerca nel video, e poi osservate qua in basso, quindi touchdown, ricerca nel video, e qui noi gli diremo a quale punto lui si deve collocare, a quale punto della visione. È geniale questo, perché noi possiamo creare tutta una serie di pulsanti di indicizzazione che ci consentono di esaminare nei dettagli un filmato, indicizzandolo, e poi possiamo aggiungere anche tutta un'altra serie di interazioni, per esempio mostrare dei testi di commento e così via. Andiamo alla pagina corrispondente, vediamo come funziona. Anteprima veloce di pagina. Allora, qui parte il nostro filmato, vedete? Dei fratelli Lumière. Siamo proprio alla storia del cinema, agli albori. Però voglio andare subito alla sequenza del treno. Eccolo qua il pulsante, tac. Ed eccoci la sequenza del treno. Il treno sta arrivando in stazione. E compare il testo Magia del cinema. Il testo prima non c'era. Rifacciamo. Anteprima veloce, sequenza del treno, perfetto, e compare anche il testo Magia del cinema. Il testo ovviamente potrebbe essere anche un bel testo di commento, potrebbero essere delle immagini, altri fotogrammi e così via. Come si realizza questa cosa? Allora, adesso io non sto più a duplicare la pagina, perché avete capito come voi dovete fare. Io vi mostro direttamente come è stata creata l'interazione. Quindi, il filmato non è altro che un oggetto, che è l'oggetto che abbiamo visto prima, video. Cioè, si trascina sulla pagina e poi doppio clic si importa il filmato come un'immagine. È chiaro questo? Bene. Cosa che abbiamo fatto con il film dei fratelli Lumière. Poi, al fianco abbiamo collocato un pulsante. Il pulsante l'abbiamo preso sempre da questi oggetti, come abbiamo fatto prima. Pulsante, interattività, e abbiamo due interazioni, touch up e touch down. Touch down, cominciamo dal primo, touch down, cioè entro nel pulsante,
Eccolo qua, ricerca nel video. Quale video? Questo è l'unico che c'è, mi dà solo questa opzione. Cinema. A che tempo preciso della timeline del video io voglio che questo pulsante mi conduca? Beh, qui devo fare i miei conti. Apro il mio filmato, scorro la testina e vado a vedere. Siamo a 264 secondi, un minuto, alla mezz'ora, eccetera, eccetera. Quindi dirò il tempo in secondi. Tutto qua, non c'è altro da fare. Però se voi notate, questo pulsante touchdown ha delle altre azioni, perché va bene, io vado lì, ma poi? Beh, poi anziché fare un altro click per far partire il filmato, facciamo così, gli do una riproduzione diretta e quindi tra le azioni sceglierò riproduci video e fra le proprietà di riproduzione video di escluderò quella di riprodurlo magari, non so, a schermo intero o dall'inizio, perché non voglio ritornare indietro, voglio cosa sono andato a fare lì, ma gli aggiungo poi tutte le azioni che mi interessano ed ecco infatti mostra oggetto, che è esattamente mostrare l'oggetto, magia del cinema, che poi è il testo che compare nel momento in cui io arrivo al punto stabilito. Vedete com'è semplice? Certo che però di semplicità in semplicità noi possiamo costruire delle complicazioni straordinarie, perché le complicazioni straordinarie sono composte da tante cose semplici. Ecco qua abbiamo un'altra opzione, che è quella della posizione degli oggetti per creare un album delle figurine. Sembra complicato questo schema, in realtà è molto semplice. Osservate, abbiamo creato una pagina grafica, in questo caso con Keynote o PowerPoint, niente di straordinario. Abbiamo il posto per le figurine e le figurine sono delle immagini. Che cosa succede? Succede che se io faccio clic sui pulsantini blu, questi pulsantini blu, il pulsantino blu aziona questa azione. Vedete, touch down, e mi dice porta in primo piano questa immagine. Perché porta in primo piano? Perché io non so il lettore da quale immagine parta, quindi può darsi che ce ne siano altre in primo piano. L'ultima che lui clicca deve sempre essere posta al primo livello, così la vede, altrimenti sta nascosta. Quindi porta l'immagine al primo piano, poi sposta l'oggetto, me lo devi spostare al centro e quindi me lo devi scalare. Scalare cosa vuol dire? Lo devi ingrandire perché la figurina è piccola. E poi? Beh, e poi se io faccio clic sulla figurina che nel frattempo hai mostrato bella grande, devo poter riscalare l'oggetto e portarlo nella sua posizione di prima. Cioè, guardate, è più semplice mostrare che spiegare. In sostanza, ho una figurina piccola, faccio clic sul punto azzurro, la figurina si ingrandisce, la vedo molto bene. Quando l'ho vista, faccio clic sulla figurina e torno al suo punto di partenza. Andiamo a vedere cosa succede in PubCoder. Prendiamo esattamente questa pagina, quella delle figurine, e facciamo una anteprima veloce di pagina. Ecco qua. Tac, la figurina, vedete, si sposta e si ingrandisce. L'ho letta? L'ho guardata bene? L'ho studiata? Clicca sulla figurina e torna al suo posto. Anche qua. La figurina si sposta al centro e si ingrandisce. Forte, no? Tac, abbiamo l'album delle figurine. Non è bello l'album delle figurine interattivo? Dai, dite che è bello. Secondo me è fantastico. Poi, vabbè, questa è tutta una procedura creata a scuola per insegnare. Un giorno ve la spiegherò. L'ho già fatto un webinar su come si sviluppa un metodo di lavoro in classe per apprendere attraverso gli album delle figurine, perché questo non è un oggetto finale, il prodotto finale, ma è proprio il modo attraverso il quale si è imparato. Una cosa molto diversa dal creare un prodotto finale. Allora, vediamo adesso però come funziona. Allora, abbiamo il pulsantino blu, vediamo l'interattività, touchdown ed è porta in primo piano. Che cosa? L'immagine. Come si fa a spostare l'immagine? Allora, porta in primo piano, eccola qua.
l'immagine. Poi sposta l'oggetto, eccolo qua. Beh, è semplice, compare questo aggeggino, per cui io basta che sposti l'oggetto nel punto in cui desidero, tutto lì. Lo voglio portare qua, guardate, l'ho spostato lì, anteprima, adesso non mi serve a niente, chiaramente, però per farvi capire com'è semplice spostare gli oggetti nel punto che si desidera. Invece da qui avrò, se lo sposto nel centro, ovviamente poi l'immagine comparirà centralmente. Bene, eccolo qua. Abbiamo spostato l'oggetto. Poi scala l'oggetto. Allora, scala l'oggetto, gli ho dato per esempio come dimensione orizzontale e verticale una volta e mezzo l'immagine di partenza. Posso dare anche due volte, tre volte, quello che è. Una volta e mezzo va bene perché non occupa tutta la pagina, si legge bene. Quindi lo stabilite qui nelle proprietà. La durata stabilite anche, e poi stabilite anche la posizione al centro dove volete sistemarlo, cioè sono le proprietà di questa azione dello scalare l'oggetto. È tutto lì, bisogna inserire questi parametri. Se volete che tutte le figurine siano posizionate nello stesso identico punto, è molto semplice perché basta prendere la proprietà di questa figurina inserita qui, vedete, 255, 300, eccetera. È la posizione della figurina sull'asse Y, e voi le riproducete, le copiate e incollate, le stesse posizioni, avrete che tutti gli oggetti si muoveranno nella stessa posizione, identica posizione. E il risultato è questo. Quindi vedete che ci abbiamo messo più tempo a comprendere le cose semplici che non quelle complesse. Perché? Perché PubCoder, per creare cose complesse, lo fa, come dire, attraverso una successione, una combinazione di cose semplici. Vediamo adesso cosa ci propongono le nostre slide, e ci abbiamo poi verso la fine del nostro webinar. Qui concludiamo con due esempi di giochi, e qui siamo veramente, è veramente complesso. Il primo è un po' più complesso, il secondo è molto più complesso. Quindi tenetevi forti che adesso entriamo in una Ferrari, facciamo un bel giro al circuito di Monza e poi chiudiamo e vediamo come si esporta il tutto. Vi avverto che sono le 10, sforerò di una decina di minuti e poi chiudiamo il nostro seminario. Spero che siate disponibili, non andiate a letto subito, perché queste due parti è molto utile e importante che ve le spieghi direttamente. Cercherò di sintetizzarle e allo stesso tempo di essere molto comprensibile. Allora, osservate questo schema. Abbiamo della frutta. Che cosa vogliamo fare? Partiamo da i numeri, seguiamo i numeri. 1, 1, 1 è la prima azione che fa l'utente e 2 è la seconda azione che fa l'utente. Quindi l'utente compie due azioni, farà un clic su questo pulsante. Questo pulsante gli dirà: vai alla caccia della nocciolina, per dire. Allora a questo punto lui dentro l'immagine dovrà fare clic sulla nocciolina. Quando avrà trovato la nocciolina, gli comparirà una scritta di bravo, sparirà il pulsante e entrerà in un secondo livello del gioco. Per esempio, gli chiederà dov'è una nocciola, un'arachide, ecco, noccioline arachide, e così via. E di livello in livello possiamo andare avanti finché vogliamo. È chiaro? Allora, ricapitolo, l'utente compie due azioni. La prima fa clic sul pulsante che compare e che gli propone una scelta. Seconda azione, all'interno di questa immagine deve scegliere l'oggetto che gli è stato richiesto. Lato interazione. Quando l'utente fa clic sul pulsante di scelta, gli chiede, PubCoder, non è che lo chiede all'utente perché in realtà lui manco se ne accorge, ma PubCoder metterà in moto una lista di azioni. Ecco dove voglio arrivare, a questo oggetto straordinario che è la lista di azioni che si trova fuori dalla pagina che il lettore può visualizzare, cioè nel piano di lavoro. Vi ricordate che vi ho parlato dell'importanza del piano di lavoro? Eccola qua, adesso cominciamo a vederla.
perché lavoriamo sulle liste di azioni e questa lista di azioni eseguirà tutta una serie di cose che renderanno interattivo il nostro gioco. Però, dato che è un gioco, giochiamo. Quindi passiamo al PubCoder, andiamo alla pagina corrispondente ed eccola qua. Abbiamo un pulsante Start noccioline, un pulsante Start arachide, le indicazioni. Bravo, abbiamo l'immagine, abbiamo degli altri pulsanti, abbiamo due liste azioni. Oh, comincia a farsi complicata la cosa. Anteprima, vediamo come funziona il gioco. Allora, posso scegliere Start Arachide, Start Nocciolina, da dove partire? Parto da Start Nocciolina. Lui mi dice, trova la nocciolina. Perfetto, vediamo un po'. Qua no, qua no, qua no, qua no, qua no. Bravo, ho trovato la nocciolina. E adesso cosa succede? Avete visto? È scomparso il pulsante trova nocciolina, è scomparso bravo e mi è comparso invece il secondo livello del gioco, cioè start arachide. E allora facciamo start arachide. Trova l'arachide, perfetto. Dov'è l'arachide? Eccola qua, bravo. Adesso sparirà tutto e fine. Chiuso e poi naturalmente posso andare avanti, concludere, passare un'altra pagina, eccetera. Rifacciamo? Allora, anteprima veloce. Pronti? Scelgo start nocciolina. Trova la nocciolina. La nocciolina è questa. Bravo, e guardate cosa succede. Movimento adesso del pulsante che prende il posto di quello precedente e mi propone la seconda parte del gioco. Quindi l'arachide è qua. Bravo, di nuovo, e però questa volta sparisce tutto. Vediamo come è costruita questa interazione. E partiamo da lo start nocciolina. Start, pulsante, è un pulsante, l'abbiamo preso e trascinato. Vedete come si fa? Si prende e si trascina. Lo sappiamo già fare. Sezione interattività, touch up, che cosa eseguo? Niente, eseguo una lista d'azione. Perché eseguo una lista d'azione? Perché è il modo migliore per far fare tante cose all'applicazione che possono essere ripetitive e utilizzate da tanti altri pulsanti, magari cambiando semplicemente i target, cioè le azioni sono sempre quelle, però una volta visualizzo un'immagine, una volta se ne muovo un'altra, basterà poi cambiare le immagini di riferimento, ma non devo ripensare tutte le volte a riorganizzare la lista delle azioni, perché ce l'ho qua. Quindi basterà copiare e incollare la lista delle azioni, cambiare semplicemente le immagini di riferimento, le immagini, le risorse, eccetera, di riferimento. Vediamo. Allora, start, nocciolina il pulsante, touch up e l'azione in carica esegui lista azione. Quale lista? Beh, la lista quindi la devo già aver preparata prima, chiaramente. Allora, prepariamo la lista. Avremo due liste perché abbiamo due elementi. Uno è l'arachide e uno è la nocciolina. Quindi avremo la lista nocciolina e la lista arachide. Vediamo la lista nocciolina come è composta. La lista nocciolina ha un'azione che è esegui, cioè deve essere eseguita. Non posso fare un touch, un tap, perché? Perché non esiste questa lista come oggetto fisico. Intanto non è sulla pagina, ma poi proprio non esiste come oggetto, quindi non posso fare tap sulla lista, è una lista. Quindi la lista può essere solo eseguita. L'esecuzione della lista può funzionare anche tramite load o tramite shake. Load significa che se io apro la pagina, come la pagina viene caricata, viene eseguita la lista. Quindi load è un comando che funziona con tutti gli oggetti e che è la prima cosa che succede quando si apre la pagina di un libro, load, carica. Carica che cosa? Carica queste azioni. E poi c'è lo shake. Lo shake adesso io non posso farlo perché dovrei prendere il computer e scuoterlo, ma non funzionerebbe perché non ho i sensori per questo. Lo shake è quando avete il vostro smartphone o iPad e lo sbattete. Questo è lo shake. Quindi in realtà voi potete anche creare dei giochi sbattendo il vostro iPad. Nel peggiore dei casi lo potete anche lanciare. Mentre lo lanciate, prima che l'iPad si schianti contro il muro, lui eseguirà la lista di azioni. Non vi consiglio di farlo. Allora, esegui. Qui c'è da prendere carta e penna e ragionare. Perché?
Io ho una serie di oggetti. Devo stabilire quali sono gli oggetti che devo nascondere e quali sono gli oggetti che devo mostrare. Perché? Perché sto lavorando con le noccioline. Quindi, se io dico start nocciolina, dovrò nascondere tutti gli oggetti che non riguardano le noccioline e poi mostrare il pulsante delle noccioline. Non posso rendere attivi e mostrare tutti i pulsanti, perché sennò sarebbe una gran confusione. Prima uno e poi l'altro. Quindi la lista no, con la lista noccioline io renderò evidenti tutti gli oggetti che mi servono per svolgere quelle azioni. Ecco perché ci sono una serie di nascondi e mostra. Poi ve le esaminate queste cose, ma carta e penna servono proprio per ragionare. Qui siamo già a un livello interessante di coding, perché è la progettazione del workflow. E lo stesso vale per la lista arachidi, anche la lista arachidi è una serie di mostra nascondi. È chiaro questo? Perfetto. Quindi la lista, vedete, raggruppa proprio una serie di azioni. Ma la cosa importante, naturalmente, è dare al lettore la possibilità di scegliere questi oggetti. E quindi avrò l'arachide, eccolo qua, non è altro che un pulsante trasparente inserito sopra l'arachide, qui sopra la nocciolina. Che cosa succede quando il lettore farà clic in quest'area, l'area noccioline? Vediamo, c'è un touch up che mi dice mostra l'oggetto bravo. E certo, perché l'ho indovinato. Vi ricordate? L'oggetto bravo dovrà prima essere nascosto per essere mostrato. E poi mi dice attendi 2 secondi. Perché? Prendiamoci un attimo di calma, guarda sta schermata e vediamo cosa succede. Poi mi dirà nascondi l'oggetto bravo, nascondi l'oggetto questo che era quello che ti indicava cosa fare, cioè vai alla caccia della nocciolina, lo nascondi, non serve più, poi sposta l'oggetto, eccolo qua, sposta l'oggetto che era il pulsante, dove lo sposti qua in alto e poi dopo averlo spostato lo nascondi. E quindi abbiamo creato quell'animazione. Dunque avete visto che siamo anche in grado di creare delle animazioni. Pensate quante ne possiamo creare in una pagina. Pensate alla mappa di una città, una biblioteca, con tutti i libri, oggetti da trovare. Cioè, io vi ho proposto delle interazioni molto semplici per capirne gli elementi strutturali, ma attraverso le liste di azioni e i pulsanti collegati, voi potete creare una complessità straordinaria senza creare del codice particolarmente complesso. Però da un punto di vista didattico è molto più interessante studiare la struttura e la disposizione sulla pagina che non le procedure di un coding che in fin dei conti interessa pochi in quanto coding in quanto tale, se non per questioni appunto matematiche, logiche o specialistiche nelle scuole superiori. Questo è il meccanismo. Spero che sia stato chiaro. E adesso andiamo all'ultimo gioco, che è quello più complesso. Vediamo che cosa ci dice la nostra scheda. Beh, dov'è? Ah, scusate, mi sono dimenticato di creare la slide di questo gioco. Lo farò subito, quindi ve la consegnerò completa. E andiamo a vederlo. Qua. Vedete che abbiamo un sacco di oggetti disposti sulla pagina e questo gioco fa parte anche di un ebook gratuito che potete scaricare da StreetLib, per esempio, e che avete quindi nella forma non originale, nativa, come in questo caso, ma lo avete come prodotto finale. Vediamo in che modo questo gioco funziona. L'ho creato apposta per spiegare delle animazioni e interazioni più complesse. Abbiamo 3 situazioni, vedete, un surfista, un costruttore di castelli e un uomo con l'ombrellone. Siamo al mare, pensate che domani è prevista una nevicata paurosa a Torino,
con temperature di meno 4, meno 5, vediamo cosa succederà. Quindi questa immagine è rassicurante. Facciamo clic sul surfista, appare il bagnino ci propone degli oggetti. Vediamo un po' se il surfista ha bisogno di pinne. Trasciniamo l'oggetto, no, il bagnino, il surfista non ha bisogno di pinne. Ha bisogno forse di un asse? Quello sì. Ha bisogno forse di occhiali? Quello sì. Ha bisogno forse di un gelato? No, perché come fa a mangiare gelato mentre fa surf? Va bene, poi possiamo far comparire tutte le scritte, eccetera. Se scaricate il libro, questa struttura è più completa, chiaramente. Vediamo cosa succede con il costruttore di castelli. Vedete? Una cosa analoga. Quindi io trascino l'oggetto in un'area. E l'oggetto rimane all'interno dell'area se l'area è quella corretta, altrimenti ritorna alla sua posizione di partenza. E poi c'è questo tizio, vedete, rincorso dallo squalo che continua a correre. E anche lì poi posso creare delle interazioni particolari. Quindi, nella sostanza, quello che io vi voglio mostrare è come funziona un'area interattiva che interagisce con delle azioni. Dunque, prendiamo il nostro surfista. Che cos'è il nostro surfista? È un'immagine che abbiamo posizionato in questo punto. Se io faccio touch up, lui mi dirà che dovrà eseguire una lista di azioni. Ed eccola qua. Sarà la lista di azioni di Mario. Perché così abbiamo chiamato il nostro surfista, Mario. Bene, quindi adesso vediamo questa lista d'azioni da cosa è composta. Allora, prima di tutto, la lista d'azioni nasconderà tutto ciò che riguarda gli altri due giochi, chiaramente. Perché se io ho appena giocato a qualcosa d'altro, tutti gli elementi degli altri due giochi dovranno sparire. Questo è semplice, nascondi, nascondi, nascondi. E poi che cosa farà? Mi mostrerà tutti gli oggetti che sono legati invece al surfista. Questo è quello che deve fare la lista d'azioni e quindi quello che farà anche la lista d'azioni delle altre sezioni di gioco. Ognuna farà apparire e scomparire gli oggetti che li riguardano. Bene, a questo punto l'interazione invece è specifica di ciascun oggetto, e cioè io prendo la maschera e se la trascino su Mario, la maschera dovrà essere accettata. Vediamo in che modo. Devo associare alla maschera un'azione. In questo caso, in seguito all'evento touchdown, gli dirò che io devo poter trascinare l'oggetto. Quindi l'azione trascina l'oggetto. Semplice, no? L'oggetto devo trascinare. L'abbiamo già vista questa azione. Però questa azione ha delle opportunità estremamente interessanti e complesse, perché guardate, trascina l'oggetto. Quindi trascina l'oggetto è me stesso il target, è chiaro. Poi abbiamo una zona di rilascio. La zona di rilascio e abbiamo la zona il rilascio dell'oggetto fuori dalla zona corretta. Se io rilascio l'oggetto fuori dalla la zona corretta sarebbe questa, quella del surfista. Quindi se io lo rilascio fuori dalla zona corretta, che cosa succede? Succede che ho delle azioni. Eccolo qua. E quindi l'oggetto sarà spostato al punto precedente. Vedete, posizione iniziale. Semplice da studiare. Poi con questa freccia torno al punto di partenza. Rianalizziamo la questione. Io ho la maschera, prendo la maschera e la devo trascinare sul surfista. Il surfista è la zona di rilascio corretta. Se io la trascino fuori, la maschera torna al punto di partenza. Vediamo. Allora, touchdown, trascina oggetto. L'oggetto viene trascinato nella zona di rilascio fuori dalla zona. L'oggetto ritorna indietro. È molto semplice tutto questo meccanismo che noi riproduciamo per gli altri oggetti. Quindi, per esempio,
viene rilasciato fuori dalla zona preposta, anche la pistola poi tornerà indietro. E naturalmente attraverso queste azioni io posso indicare qual è la zona di rilascio corretta. E qual è la zona di rilascio corretta? Beh, ovviamente in questo caso è il surfista. Queste operazioni vengono fatte semplicemente, osservate qui sulla destra, selezionando le aree che poi corrispondono alle immagini, alle icone che abbiamo inserito dentro la nostra pagina, è tutto lì. Vi ricordo che per svolgere queste esercitazioni voi vi duplicate la pagina e poi fate le vostre prove e cercate di collocare gli oggetti ed abbinare le azioni corrispondenti nel modo in cui sono state create qui all'interno. Abbiamo finito, quindi abbiamo creato il nostro libro e a questo punto dobbiamo uscire con il nostro EPUB. Guardate com'è semplice. Impostazioni del progetto. Titolo, autore, bidim, bidibam, tutto quello che volete, perfetto, ma quello che a noi interessa in realtà è questo, i formati. 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 Qui abbiamo il EPUB 3, perché è quello che abbiamo già definito all'inizio. Quando abbiamo creato il nostro progetto iniziale, lui ci ha chiesto in che formato lo vogliamo creare. Noi abbiamo scelto il EPUB 3. Se vogliamo aggiungere degli altri formati, basta fare un clic qua sotto e osservate che cosa succede. Abbiamo tutta un'altra serie di opzioni. Per esempio, l'opzione di creare una web app in HTML5. Quindi scegliamo questa opzione e noi ci troviamo qui, HTML5 web app. E basta, quindi dobbiamo scegliere tutte le opzioni che ci interessano. Per esempio, l'opzione Kindle, eccolo qua. Abbiamo anche l'opzione Kindle. Quindi qui abbiamo creato dei workspace. L'EPUB 3, cioè il primo che abbiamo creato, è il workspace padre, da cui dipendono poi gli altri, che sono i workspace figli, padre e figli. Fatto questo, chiudiamo e ci ritroviamo, attenzione, tutti i nostri workspace in questa zona qua a sinistra. Per cui basterà scegliere su quali lavorare. Per esempio, se lavorassimo sull'HTML5, dovremmo fare semplicemente così, clic su HTML5 e siamo nel workspace HTML5. Vogliamo lavorare su quello Kindle, siamo qua, KF8 e lavoriamo su Kindle. Torniamo al nostro EPUB 3, creiamo il nostro libro. Quindi a questo punto gli diremo archivio, pubblica progetto e lui crea il nostro libro. Se ci sono degli errori li mostra, quindi noi correggeremo, toglieremo delle risorse, eccetera. Validazione EPUB, quindi fa lui direttamente la validazione, mi dice che mancano delle immagini o delle cose, chiaramente perché ci abbiamo pasticciato su e altrimenti se voi prendete il file originale tutto a posto, lui crea il suo EPUB. Lo stesso per gli altri workspace, per esempio HTML5, di nuovo pubblica progetto, lui crea tutto quello che deve, cioè crea proprio tutta la struttura e poi registra i file necessari, mi chiede dove registrare i file, gli diamo il nome, eccetera. E poi facciamo attenzione, abbiamo creato anche Kindle, il KF8, però guardate cosa succede col Kindle, perché gli dico pubblica progetto e lui mi dirà che c'è una caterva di errori dappertutto perché? Perché il KF8 di Kindle non supporta tutte le interazioni che noi abbiamo creato, quindi lista di azioni, pulsanti, eccetera. Allora, noi possiamo creare un libro grafico, un libro bello con dei link interni, esterni, eccetera, però tutto questo tipo di interazioni non lo possiamo inserire nel formato Kindle e quindi le dovremo togliere. Se noi togliamo delle
degli oggetti a questo livello, Space Kindle, le togliamo, lui ci propone una cosa molto importante, cioè ci chiede se vogliamo proprio eliminare questo oggetto, allora lo toglie da tutti i workspace, oppure se lo vogliamo disabilitare per Kindle. No, noi lo vogliamo disabilitare per Kindle. Diciamo che la cosa non ha molto senso, dovremmo proprio togliere una pagina così complessa, piena di giochi, però questo per farvi capire che lui l'ha tolto dal workspace di Kindle, ma l'ha lasciato nell'EPUB 3. Infatti passiamo all'EPUB 3 e vedete che l'oggetto c'è. Ritorniamo a Kindle ed è stato eliminato. Questo perché i workspace, eccoli, li trovate qui, dipendono dall'EPUB 3, che è la struttura padre. Quindi noi creiamo un EPUB 3 e poi dopodiché aggiusteremo le varie uscite. L'HTML5 invece è molto estremamente compatibile. Noi creiamo l'HTML5, la web app, la diamo al nostro IT della nostra organizzazione, della nostra azienda o scuola, e lui la pubblicherà sul sito web e avremo questi giochi che sono giocabili anche online. Io direi che è tutto. Naturalmente ci sono tantissime altre cose da dire su PubCoder e così, ma questa è una base che vi permetterà di conoscere meglio questa applicazione e di poterlo usare. E poi, se c'è una richiesta sufficiente, naturalmente potremo approfondire questo strumento. Ma intanto, tra le slide e i documenti che vi ho dato, avete delle risorse sufficienti per fare tutte le vostre prove ed esercitazioni. A questo punto io che cosa faccio? Siccome siamo già ampiamente, abbiamo superato... non lo so se si può acquistare con la carta del docente, non credo, perché sono delle procedure particolari. Questa PubCoder è fatta da una startup di Torino, che era una startup 3 anni fa, hanno prodotto questa applicazione 3 anni fa, che era un po' acerba, diciamo così, poi sono andati avanti, hanno ricevuto dei finanziamenti importanti, proprio come azienda italiana che ha avuto un'idea geniale. E pensate che Apple Computer ha riconosciuto, proprio la Apple ha riconosciuto il loro prodotto come uno dei migliori prodotti per la costruzione di ebook compatibili con i sistemi Apple. È una delle 3-4 applicazioni a livello internazionale riconosciuto come tale. Quindi non è uno scherzo, sono dei bravi ragazzi veramente che stanno andando avanti e che io ho conosciuto, tra l'altro abitano anche vicino a casa mia, cioè lavorano vicino a casa mia, ma io sono arrivato a loro tramite una persona che ho conosciuto a San Diego, la quale mi ha messo in contatto con una persona di Sydney, la quale mi ha messo in contatto con uno di Francoforte, il quale collabora con questi qua di Torino. Pensate che giro assurdo per arrivare poi a 500 metri da casa mia. Bene, mi fa piacere Carlo di essere stato chiaro nonostante la complessità, perché in effetti ci ho lavorato parecchio su questo webinar per trovare il modo migliore per riuscire a passarvi delle procedure senza perdersi all'interno, ecco. Quindi se sono riuscito sono contento. Voglio anche precisare che loro mi hanno dato questo codice da darvi, quindi mi scrivete e vi passo il codice per avere lo sconto, ma che io non guadagno niente su questo, sia ben chiaro, io non guadagno niente su nessuno dei prodotti, anzi loro mi hanno offerto di darmi una percentuale di vendita che io ho rifiutato. Perché? Perché io voglio essere indipendente rispetto ai prodotti che scelgo esclusivamente per mia pura cognizione. Quindi se io dico che una cosa è bella ed è meglio di un'altra, è perché è una valutazione del tutto personale, che spero anche sia fondata oggettivamente, però non è in nessun caso, come dire, condizionata a politiche commerciali. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Quindi però mi fa piacere che questa applicazione venga diffusa e che la gente l'acquisti, perché è proprio geniale secondo me, è poi un'applicazione italiana e poi questi ragazzi sono veramente in gamba.
Ecco, per esempio, Carlo dice che molti racconti sul suo sito potrebbero essere trasformati in EPUB. Bene, allora passo il sito di Carlo a tutti quanti, andatelo a vedere. Certo, perché no? Voilà, lo invio a tutti. Sì. Raimondo e altri che commentano questa cosa. Sì, i miei webinar e le mie azioni in campo educativo sono totalmente indipendenti. Poi, naturalmente, mi può chiamare un'azienda o una scuola, eccetera. È chiaro che per il mio lavoro posso essere retribuito, ma le scelte che riguardano il mio lavoro sono scelte esclusivamente didattiche e non è mai capitato in vita mia che io abbia proposto delle cose da fare perché qualcuno mi pagava per farlo, non esiste proprio questo. Ok, bene, allora vediamo un po', chiudiamo il sondaggio, poi chiudiamo anche il webinar con le ultime magari domande se ci sono. Vediamo che cosa. Dov'è? Ah, condividi i risultati. Dov'è? Condividi i risultati qua. Allora, a questo punto mi sento ispirato, ispirata per aprire la più importante casa editrice mondiale di ebook, il 5%. Ma no, dai, dovete pensare in grande, ragazzi, non arriverete da nessuna parte. Dovete aprire la Pearson degli ebook, non lo so io. Il 5%, no, delusione, grande delusione. Fare delle prove e poter realizzare i prodotti, va bene. Però fate delle prove, 75%, per aprire la più importante casa mondiale di ebook. Oppure avrei già dei progetti pronti da realizzare, un quarto di voi, anzi quasi un terzo, buonissimo, bene. Voglio pensare a come utilizzare questo strumento, 70%, però io conosco gli insegnanti. Non è che a furia di pensare poi vi addormentate e vi dimenticate quello che dovete fare? Poi la mia organizzazione potrebbe ebook produrre in proprio. Qui ho parlato un po' in tedesco, potrebbe book produrre, potrebbe produrre in proprio degli ebook, cioè nel senso che farò un webinar, ve lo annuncio già, un webinar sui sistemi di distribuzione e vendita di ebook. E non sottovalutate questo aspetto, sia sul piano personale, sia sul piano della vostra organizzazione, tipo appunto scuola o azienda. Bene, ciao, ciao a tutti, arrivederci.